anche la cittadinanza, ma restano sempre africani e di quella terra. E mai faranno parte di questo paese. Stasera gioca la nostra nazionale italiana. E speriamo che sia italiana e non ci siano stranieri. Piuttosto che la nazionale italiana, sembra la nazionale africana. Basta finti atleti in nazionale. Non tifiamo per una nazionale fatta di gente non italiana. Tutti a criticare la nazionale, ma guardate che non esiste più la nazionale italiana, è composta solo da gente straniera. Ma la nazionale è italiana o straniera? In nazionale non dovrebbero essere solo italiani veri? Ma sono Najla e sono una siepista e corro per la Bracco Atletica. Vengo dalla Libia. Ciao a tutti, sono Yassin Bui, sono un atleta della nazionale italiana, sono nato a Reggio Emilia e sono italiano. Ciao, sono Eusebio Aliti, atleta della nazionale di atletica leggera, faccio i 400 metri ad ostacoli. Sono nato in Albania, quindi doppia nazionalità. Ciao, sono Noemi Patki e sono una tuffatrice della nazionale italiana. Io sono ungherese, sono nata a Budapest e però dall'età di 3 anni che vivo in Italia. Johannes Chiappinelli, italiana. Mi chiamo Jock Faniel e sono maratoneta, italiana, non si vede. Diciamo che lo sport ha un ruolo abbastanza fondamentale nella lotta contro il razzismo, perché veramente mi è capitato a volte di vedere persone insultare magari i profughi di Lampedusa dopo 2 ore fare il tifo a Balotelli che doveva segnare nella partita della nazionale italiana. Io sono convinto che lo sport crei un'unione tra sportivi che porta rispetto verso il prossimo. Il momento più bello della mia carriera è senz'altro è stata la convocazione in nazionale assoluta ai mondiali di Mosca, precisamente nel 2013. Vestire la maglia azzurra e rappresentare il proprio paese per me è solo un motivo di orgoglio e di onore, e quando è che indosso la maglia azzurra non posso che esaltarmi e cercare di esaltare ed emozionare chi mi tifa e chi mi guarda. Lo sport ha un ruolo importante nella lotta contro il razzismo, perché ci insegna che sul campo di gara siamo tutti uguali, non c'è lingua, non c'è razza che tenga, perché siamo tutti amici e tutti avversari. Penso che potrebbe avere un ruolo molto importante se quello che accade nello sport riuscissimo a portarlo anche al di fuori dello sport. Io ai commenti razzisti risponderei: perché privare un atleta della possibilità di dare lustro e onore alla nostra nazione? Se uno o una ragazza sono in nazionale è perché sono cittadini italiani a tutti gli effetti e hanno tutte le carte in regola per poter indossare quella divisa. Gli immigrati non sono un ostacolo, non sono un problema, sono una risorsa umana, e più si va avanti e più avremo bisogno di risorse umane, perché sono quelli che fanno la differenza nell'economia di un paese. Se mi trovassi davanti a quella persona che ha scritto quel commento all'inizio, farei una cosa che lui non si aspetterebbe, perciò io lo abbraccerei, perché non capirebbe perché l'ho fatto, ma sono dell'idea che il razzismo si combatte con l'amore. Secondo me l'unico modo per combattere l'ignoranza è il dialogo, quindi proverei passo per passo a spiegargli perché io mi sento italiana. Non si sa mai che cambi.